non hanno valso qualunque ragionamento per persuaderla. Tutto è stato inutile, si è mostrata ferma nella massima di voler essere posta in questa casa, dichiarando che le di lei circostanze richiedevano di non più avvicinarsi a chi la teneva in cura, rappresentando altresì di non sapere ove ricoverarsi per la prossima notte. Vista la di lei fermezza, conoscendo che il suo fisico era alterato, poiché anche in tempo di sua reclusione era soggetta a convulsioni e inferma di spine ventose, tubercolose, e altresì essendo inconveniente che questa infelice giovane rimanesse in una strada per incontrare facilmente maggiori danni al suo fisico e alla sua morale, mi sono convinta ad accogliere la sua domanda. C'è un inciso, che cos'era, e segue il racconto del perché lei vuole tornare, che cos'era successo in casa di questo Bellini. Accolta da Vincenzo Bellini e dalla moglie Luigia D'Avesi, per qualche tempo nulla ebbe da dolersi, ma in seguito, dovendo tanti e tanti giorni soffrire la fame, perché il Bellini non somministrava alla moglie i mezzi necessari, li mali trattamenti che usava verso la moglie stessa, pretendendo anzi da essa del danaro, che non volendosi assoggettare a saziare le voglie dello stesso Bellini, che più volte l'aveva insediata e anche percossa, infine la proibizione di accostarsi al ministero della Chiesa per confessarsi e fare gli atti di cristiano, sono motivi che l'hanno indotta di allontanarsi da quella casa, desiderando piuttosto di essere in luogo di custodia o mendicando il pane, sì, l'età di lei lo permettesse, che fare male di sua vita. Per questo lui accoglie la richiesta di rientrare in discolato.